Io metto qua un microfono perché l'idea era un po' di registrare questa tavola in maniera tale che possa essere poi magari da spunto ad altre persone che l'ascoltano. Perché appunto l'idea è condividiamo quelle che sono le nostre esperienze, i nostri feeling, le nostre sensazioni, magari da qui, visto che le persone che partecipano sono molto localizzate, a parte tu che sei più vicino a me, Roberto che è più vicino a me. Gli altri sono più o meno tutti qua della zona, magari si riesce a formare un gruppo che fa un po' di rete per poter scambiarsi informazioni, vi dicendo. Quindi poi, alla fine dell'incontro, chi volesse lasciarmi l'email per essere contattato e creare un piccolo gruppo, lo faccia, se no su Facebook o sul mio blog c'è il link per registrare, che me lo lascia dalla registrazione. Ok? Siamo qua appunto a parlare di didattica ludica, che non è divulgazione del gioco, anche se portare il gioco nella scuola è un modo per divulgarlo, ovviamente, ma è l'idea di trovare e utilizzare uno strumento che, come diceva un po' prima Roberto, come noi abbiamo esperienza come game trainer, ha dei profondi risultati e riscontri immediati nel bambino. E non soltanto, nel senso che da esperienza immagino di tutti quelli che hanno provato, cazzo vuol dire che si iniziava, arrivavano tutti, un po' da esperienza di riscontro che c'è, il bambino nel momento in cui ha un percorso fatto attraverso il gioco abbassa alcune barriere. E queste barriere gli permettono in maniera indiretta di apprendere determinate cose. La prima domanda che è normale farsi è però cosa vuol dire fare didattica ludica? Quindi magari proviamo a capire tra di noi che cosa secondo noi è lo scopo della didattica ludica. Butto lì giusto due paletti, perché purtroppo nel mondo del gioco da tavola si parla molto di giochi educativi. Giochi che fanno lavorare sulle conoscenze e non sulle competenze. Qual è secondo voi il target di uno scopo di didattica ludica? Su cosa bisognerebbe lavorare? Su che cosa il bambino aumenta con la didattica ludica? Gabriele, ti vedo lanciato. No, stavo così fresco Ok, delle. quindi sei il primo a No, poter. allora io sinceramente per didattica ludica intendo una cosa molto più ampia che non sia riferita solamente ai bambini ma ai ragazzi in generale. Infatti tendenzialmente quello che sto facendo io, che sto portando avanti io con tanto divertimento, sono generalmente progetti di tipo storico, dove presento giochi da tavolo, ad esempio, con una prefazione storica. Ho un canale YouTube su cui faccio questa cosa, sviluppo questo progetto, dove si racconta la storia e poi si fa vedere il gioco e come il gioco effettivamente narra questa storia, quali sono i punti reali. Utilizzo soprattutto wargame, perché è storia, simulazione storica, quindi qualcosa di reale. E quindi io personalmente non sono neanche in grado di rivolgermi in modo idoneo dei bambini, quindi ho preferito puntare su quello che è un pubblico di ragazzi, di giovani dalle superiori, quindi Superiori. tendenzialmente verso quella fascia d'età, che sono molto più recettivi, e ho notato che sono ancora sensibili a quell'effetto wow. Quando si trovano davanti a qualcosa che non conoscono, nonostante talvolta si mostrino come gente più adulta di quello che è, più facciamo un po' i bolletti talvolta, ma si lasciano ancora travolgere da queste emozioni di riscoprire qualcosa che non si aspettavano, anche solo in una scatola, un gioco legato a qualcosa di Quindi culturale. per te didattica ludica significa ok, andiamo a rinforzare delle conoscenze che sono state passate all'interno del programma scolastico, utilizzato per fargli vedere e fargli provare È un'esperienza. nel doppio senso, sia andiamo a rinforzarlo, sia andiamo a fargli provare qualcosa, e poi quando vai a spiegarglielo, a raccontarglielo, ah, è vero, è come il gioco, è come nel gioco. E Ok. allora questo
E concludo dicendo che è fondamentale talvolta l'operato degli illustratori e dei game designer, perché se in un disegno, in una grafica, sono presenti elementi storici falsi, irreali, resta allo studente, al ragazzo, quell'immagine, come per il film o qualsiasi altra cosa, ed è difficile toglierla. Per questo io sono molto per i giochi storici di simulazioni realistici. Allarghiamoci, così accogliamo anche i nuovi arrivi, anche quelli più piccoli. Però un po' pericoloso, un po' rovinato. No. Sperando di quelle regole. Però sono tutte signore. Qua c'è un posto comunque. Stanno arrivando altri. Allora bisogna mettere fuori il cartello vite con la sedia. Ho scelto ovviamente di avere una disposizione così che limita un po' lo spazio di capacità della sala, ma favorisce il dialogo di tutti. Un po' l'idea è quella. Ok, apriamoci un po' a questo che non è tanto una conferenza quanto è un gruppo di discussione. Come diceva prima Ivan, mi sembra un po' di stare un po' gli alcolisti anonimi, dove ciascuno dice quello che vorrebbe e quello che è. Ed è così, nel senso che in molti casi, cioè, chi presenta progetti del genere un po' viene visto borderline all'interno degli ambiti, perché io ho provato a proporre un progetto non in ambito didattica ludica, ma di sono membro della commissione mensa del mio paese, per dire ok, troviamo un modo perché i genitori facciano capire l'importanza ai figli del mangiare le verdure. E ovviamente ha detto no, ma fai un gioco per farlo, perché così loro siano motivati a mangiare le verdure durante la mensa. No, lo scopo è istruisco e faccio passare. Vieni visto come se fossi sulla luna. Riprendiamo da quello che diceva Gabriel, magari con un'esperienza diametralmente opposta, visto che prima hai detto che tu utilizzi cose invece per la matematica, immagino che il tuo approccio sia magari un po' differente o sia... Ma, Roberto? Secondo me il gioco innanzitutto è strumento didattico, quindi qualunque cosa può veicolare può andare bene. Può essere dalla nozionistica storica, per l'appunto, dalla ricostruzione storica, può essere per la matematica, può essere per qualunque genere di veicolare conoscenza. Rimane poi sempre la questione che non può sostituirsi a tutto il resto, chiaramente. Perché poi spesso nella didattica, io parlo per didattica della storia, che è l'ambito che l'università ha toccato maggiormente, c'è stata una grande sopravvalutazione del laboratorio, c'è stata una grande sottovalutazione della lezione frontale, che è stata vista a un certo punto come un qualcosa di malvagio, financo da espellere, perché non funziona. La lezione frontale è lezione frontale ed è insostituibile. Nessun gioco potrà mai sostituire il veicolare le conoscenze attraverso... Però è un supporto formidabile che può servire per esercitare, io lo uso anche per verificare, lo tolgo almeno... Si capisce un po' meno di cosa sto parlando. Cioè, qui ad esempio abbiamo questo tabellone che era stato fatto qualche anno fa. Fondamentalmente il concetto è molto semplice, era stato usato per verificare la geometria, quindi l'uso del gioco per pre-verifica, diciamo così. Si tratta di tutte quelle nozioni che si risolvono nelle verifiche con i veri e falsi, solo che un conto è l'ambiente, per l'appunto, e anche l'ambiente grafico, per l'appunto, è fondamentale da questo punto di vista. Un conto è la lista di domande vero o falso, un conto è giocarsela vero o falso su una situazione del genere che simulava l'invasione col classico Space Invaders, che tutti ricorderanno, quindi con le navicelle che scendono e dalle risposte, quindi più risposte giuste, più acquisisce abilità di gioco, possibilità di fermare la navicella, quindi tutta una serie di questioni. Dopodiché l'importante è che lo studente apprenda, quindi spesso e volentieri anche sui calcoli, per l'appunto, 5 calcoli, 6 calcoli fatti così diventano un delirio, un'ora intera. Giocando invece mi sono accorto che giocando a Castle, ma trovato in questo ambiente di gioco dungeon, quindi bisogna esplorare il castello facendo magie, risolvendo calcoli, anche più refrattari, un'ora e mezza, 2 ore a fare calcoli, le passano. Quindi poi quello che va a,
ad arrivare è che l'esercizio per l'appunto avviene. Un altro esempio, non solo questi giochi, io l'analisi grammaticale, che è un'altra di quelle cose che nel bambino suscita piuttosto una repulsione piuttosto viva. Io uso molto Kaleidos per fare analisi grammaticale, quindi il gioco di Albertarelli, e una volta individuate poi nella classica modalità le parole all'interno dell'immagine, il bambino per verificarla, per ottenere quei punti, deve farmi l'analisi grammaticale di quelle parole. È la stessa identica cosa, ho fatto stare in un caso strisciano il naso e nell'altro invece le fanno. Quindi è proprio una cosa, perché la mia esigenza poi spesso... Stai parlando di ragazzi, bambini... Sto parlando, credo, l'ho usato sia elementari sia medie e ho tentato qualcosa ai primi anni superiori. Ok. Si usa tanto... Perché cambia molto a livello di approccio col bambino, la motivazione che lo porta al gioco. E nel bambino delle elementari la competizione è estremamente forte e quindi mettendola sulla parte di competizione credo che si innesca un motore. Poi, se non ricordo male, c'è qualcuno che è psicologo? Sì. Samira? No. Samira? Okay. Io pure. E credo che questa cosa qua sia abbastanza... Cioè, non sto dicendo una bestemmia. Ripeto, io sono un fisico. Però mentre sul ragazzo delle superiori magari vince un po' di più... Sul ragazzo delle superiori io trovo utile il gioco del ruolo. Quindi a quel punto diventa una semplice lezione frontale ma fatta attraverso magari il gioco del ruolo, quindi un ambiente da esplorare, un personaggio da utilizzare e delle situazioni da risolvere. Financo una volta utilizzato questo metodo qui c'è per il... fondamentalmente col concetto dell'escape room, ma il ragazzo, stiamo parlando di superiore, se non ricordo male era terza superiore all'epoca, ma o secondo o terza superiore, doveva uscire da questa escape room utilizzando le conoscenze di fisica e chimica che stava apprendendo a scuola. E insomma, è stato decisamente più divertente che non è, e più coinvolgente anche da parte sua che non il classico risoluzione dell'esercizio in sé. Ok, bene. Adesso che credo che siano arrivati tutti quelli che si erano segnati, allora rifaccio. Samira, Sonia, sì. Ok, dall'info c'è Patrizia, ok, Elisa, io, là, ok, e tu invece sei, non ti disegni, che alla fine... Sì, ah, ti sei segnata ieri che mi ha detto... Io ho portato di cagnarmi ieri invece. Eh? Io ho portato di cagnarmi. Vabbè, no, ma tanto era semplicemente per avere la traccia di due cose e appunto sapere che ciascuno di voi più o meno è targetato. Purtroppo il tuo non sono riuscito a stamparlo perché ieri ero già qua e quindi diventava complicato. Sì, mi ha avvisato il tuo ragazzo che mi segnava con difficoltà. Va bene, quindi abbiamo comunque due approcci, qua vedo due approcci abbastanza simili, cioè da un lato fare un certo tipo di collegamento per dargli una sensazione di tutto tondo, un po' andando a cercare di colmare quel gap in cui ma perché sto studiando storia, che cosa mi serve, ok? Dall'altro dice ok, nello stesso concetto io ti gamifico l'utilizzo delle competenze che ti sto insegnando in maniera tale che non ti sembrano delle cose astratte che non servono a niente nella vita e vanno fuori. C'è qualcun altro che ha esperienze diverse di utilizzo del gioco in ambito didattico? Tanto per noi, tu sicuramente, e quindi parla. Totalmente diverso, nel senso che da educatore non entro nel merito diretto della didattica, quindi tocco le materie solo leggermente e come dicevo prima quando mi sono presentato, la parte che mi interessa più dell'attività ludica all'interno della scuola è quella di tipo relazionale, che consente di capire un po' il carattere di approccio alla scuola del bambino, non solo alla scuola ma anche tra i compagni.
per banalizzare un pochino, come quando vi accorgete che andando in gita con i bambini ci sono dei caratteri che a scuola sono in un certo modo, appena salgono sul pullman o li trovate nel museo a passeggiare in un bosco, cambiano totalmente. E la cosa affascinante che mi capita di vedere negli insegnanti, che invito di solito sempre a giocare con gli studenti e quindi a non essere osservatori esterni, è di scoprire caratteristiche, peculiarità e capacità degli studenti che magari durante la lezione frontale o nella didattica normale non emergono. Un'altra cosa che mi piace molto fare è creare delle isole ludiche all'interno della classe, utilizzare giochi molto semplici, anch'io utilizzo Kaleidos perché è molto immediato, è una cosa città fondamentalmente. Double, scusate se magari uso, accenno a giochi che non conoscete, però sono giochi facili da trovare nei negozi, adesso anche nei supermercati. Quindi organizzo delle isole ludiche, spiego il gioco brevemente e poi invito di solito sempre a uno dei bambini a fermarsi e poi spiegare il gioco ai compagni. E questa cosa qua lo pone dall'altra parte della cattedra, praticamente io devo attivare le mie capacità per spiegare il gioco così come l'ho preso, perché tendenzialmente non correggo se viene preso male e vanno avanti così, ma 9 volte su 10 riescono a spiegarlo in modo corretto. E dicevo appunto che escono delle peculiarità dei ragazzi e dei bambini molto interessanti, proprio perché è un momento informale legato al gioco, ma in cui stanno apprendendo delle regole, tutti i giochi hanno delle regole, c'è una modalità di vittoria. Spiego di solito la differenza tra gioco cooperativo e competitivo, e mi capita anche di non utilizzare solamente i giochi da tavolo, ma anche giochi di movimento dinamici, giochi di ruolo, giochi che sono più vicini all'attività ludica teatrale, per capire appunto, come dicevi tu all'inizio, come diceva Gabriele, con che ragazzini avrò a che fare dopo il primo incontro, perché ovviamente ti guardano, ti è arrivato il tizio che ci fa giocare, bene, abbiamo 2 ore buca alla settimana per 4 volte, e poi invece si innesca già subito di qualcosa di differente. Alla fine dei progetti cosa ci si porta a casa? Innanzitutto, banale, che i bambini, i ragazzini hanno scoperto che esistono dei giochi diversi dal solito Risico e Forza 4, e c'è tutto un mondo per poter giocare, che possono giocare tra di loro, non sempre solo con device tipo smartphone o videogiochi, e che ci si può parlare e ci si può confrontare. Questa cosa qua è la cosa che mi interessa di più. Prima dicevo, questo tipo di giochi lo utilizzo anche sulle attività di socializzazione con la disabilità medio grave, nel senso che con bambini in carrozzina e con capacità cognitive molto basse ci sono attività ludiche particolari, quasi tutte di movimento, ma utilizzo, per chi la conosce, la comunicazione orientativa, che applico a giochi molto semplici, il memory. Questo permette di affiancare un bambino normodotato con un bambino con disabilità, uno diventa il braccio e la mente del bambino, e quindi fanno da traduttore del linguaggio e delle intenzioni del bambino che stanno affiancando. Io utilizzo il gioco in questo modo. Qualcun altro che vuole raccontarci un po' la sua esperienza dell'uso del gioco in ambito didattico? Io sottolineo solo un paio di aspetti. Ripeti il tuo nome, perché tanto sto registrando, c'è anche poi. Laura. Condivido, do solo 2 sfumature diverse. Nel gioco si arriva proprio a toccare quegli alunni che hanno particolari difficoltà, o motivazionale, o anche che hanno delle altre modalità semplicemente di approccio. Per cui spesso il bambino che non è giudicato allo stesso livello con l'erezione frontale o con la chiamiamola inscatolamento, secondo gli occhi dell'insegnante, per poter tabulare ovviamente e dare una valutazione, spesso c'è un ribaltamento. Nel gioco riescono ad avere successo i bambini che invece solitamente non sono alla pari degli altri alunni. Ok. E questo è uno dei poteri del gioco.
E poi, secondo il mio punto di vista, data la tua esperienza, penso, giusto? Cioè. Sì, 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 cioè spesso bambini con degli spettri autistici, piuttosto che anche che di solito hanno l'assistente educatore o l'insegnante di sostegno, hanno avuto un approccio ugualitario agli altri come spiegazione e quant'altro, e hanno battuto per strategia e capacità, insomma, anche solo per un mistero dell'abbazia, ho usato per poter far apprendere la struttura banalissima, la struttura, la cartina di una di un monastero, perché in quinta delle regioni si fa anche il monachesimo, e loro nella verifica, allora quella unità didattica per me è lette due pagine che sono striminzite sul libro di testo, 3/4 dipende, lezioni, ecco il problema del gioco sono, è la quantità di tempo che viene utilizzato ovviamente, non tutti gli insegnanti, infatti poi arrivo, sono disponibili a questa cosa, circa incontri, di circa moduli sono circa di 2 ore su per giù, un'ora e mezza, dove loro hanno giocato questa sorta di indovina chi fondamentalmente sui, con i monaci, imparano gli 8 momenti della preghiera, solo perché hanno usato le carte, imparano i luoghi della cartina e successivamente, senza fare neanche un ripasso, io faccio la verifica e mi scrivono Ecclesia in latino. È potentissimo, perché se avessi provato a fare Ecclesia 10 volte ripetuto in classe, magari l'avrebbero comunque ce l'avrebbero comunque fatta, però è un canale potente comunque. In più mi permetto, visto che poi questo gioco, adesso ho preso questo per esempio, come esempio, io mi appunto da come fanno dal punto di vista relazionale a comportarsi e gli sviluppi che hanno da un gioco all'altro, da settembre rispetto a maggio, e le competenze. Cioè, secondo me, uno dei grossi, poi mi posso sbagliare, però uno dei miei sentori è che c'è uno zoccolo duro di insegnanti che fa fatica a prendere confidenza con due cose. Primo, in assoluto, staccarsi dalla didattica per obiettivi passando quella per competenze. Perché non è ancora ben chiaro, insomma, sulle indicazioni europee, insomma, ho capito, ma il saper fare o il problem solving, esattamente io come faccio a certificarlo? Poi ovviamente è una tracciabilità, quindi vuol dire che io non vado a dare solo una votazione numerica, ma stabilisco che il ragazzo ha una buona capacità di problem solving in questa situazione rispetto a un'altra, piuttosto che una buona capacità di relazione o di espressività, magari in una madrelingua o in una lingua straniera. Questa cosa, secondo me, il gioco la incarna, e quindi io potrei anche tracciare, quindi fare proprio delle annotazioni che sono quelle che in teoria dovrebbero essere richieste, per poi raccogliere, perché la tracciabilità delle competenze è su lunga gittata, quindi non è una volta come la verifica, ma è a più riprese, e quindi permette già di avere il lavoro svolto sotto certi aspetti. Ovviamente, ripeto, do piena ragione, non sempre, su tutto, non su tutte le materie, non su tutte le unità didattiche. E la seconda, secondo me, cosa che dobbiamo un po' sfatare è che appunto è un canale ed è, essendo molto potente, può entrare nella scuola ed essere riconosciuto come un canale, come una modalità. Ecco, secondo me, soprattutto la vecchia guardia, senza, spero di non rompere nessuno. Se sono qua, guarda in mente, sono propenso. Trovo che, perché c'è ancora l'idea del li fa giocare, li fa perdiamo tempo, sì ok, però io ho poche ore, e no cavolo, perché nel frattempo vengono svolte tutta una serie di cose che oggigiorno non sono proprio immediate, cioè secondo me è davvero è molto positivo. Io adesso faccio una piccola digressione, alle digressioni, ma il gioco in fondo lavora su quella che è la base in cui l'uomo apprende, nel senso che la natura dell'uomo era quella di giocare, sperimentare, e dall'esperienza che uno fa all'interno di un ambiente, di una società, imparare come comportarsi e imparare determinate regole. Quando tu dici che il bambino ti scrive Ecclesia senza farlo, è perché tu sei entrata nel suo mondo, ok? Mentre spesso, se io vado lì a scrivere Ecclesia sulla lavagna, dice
è che io mi ricordo ancora mia figlia quando doveva in seconda elementare, c'aveva una parola di qualcosa tipo esoscheletro. E doveva ripetere esoscheletro, ma cos'è l'esoscheletro? Cioè, questa è un po' una difficoltà. Porto invece adesso la mia esperienza, che ovviamente non è di didattica ludica, perché appunto, come vi ho detto prima, non entro in scuola io facendo altro, ahimè, nella vita, ma legata all'esperienza che mi ha fatto io e Antonio, quella legata all'aspetto del game trainer, che è un altro aspetto, secondo me, dell'utilizzo del gioco in ambito non tanto didattico ma scolastico, che un po' interessa, secondo me, voi due, perché siete voi due che avete scritto che siete interessati agli aspetti del disturbi specifici dell'apprendimento. L'utilizzo del gioco per capire le difficoltà del bambino. Noi nel corso di game trainer abbiamo capito, abbiamo studiato come determinati giochi possano stimolare, non dico in maniera precisa e perfetta, una funzione esecutiva, ma che possano almeno dare un'indicazione. Ad esempio, io ho notato personalmente, avendo una figlia con disturbi, quanto mia figlia sui giochi di memoria, in cui deve usare memoria di lavoro, abbia una performance che è al di sotto dello standard, della norma degli altri bambini. E quindi il gioco da un lato può essere utilizzato, personalmente nelle mie idee di progetto, come strumento per far capire realmente se un bambino ha determinate problematiche. Poi la metodologia che c'è dietro all'aspetto del game trainer, che di fatto è quella di lo faccio giocare, gli faccio fare esperienza e a un certo punto gli fornisco delle strategie per superare il suo limite e quindi vedo il miglioramento della performance del bambino, aiuta a migliorare quella performance. E quindi, come possa ad esempio un bambino che ha difficoltà di memoria di lavoro, nel giro di 3, 4, 6 mesi di gioco avere una performance che si inizia ad avvicinare alla normalità. E questo secondo me è estremamente interessante, estremamente potente, non tanto per gli insegnanti che devono fare le ore di lezione, quanto magari per insegnanti di sostegno che possono avere uno strumento da poter utilizzare e magari da fargli poter utilizzare a casa, tra virgolette, nel senso che, cioè, se dice un bambino guarda, gioco questo gioco che ti diverti, lo fai molto più volentieri piuttosto che utilizzare altre metodologie. E soprattutto, certo, dare come compito a casa il devi giocare, tu ti consiglio di giocare con i genitori, permette anche di non far gravare, di non gravare sul genitore il dover fare i compiti in un certo modo. Ma se gli si dice ti do degli strumenti per cui il tuo bambino si eserciterà a scuola, potrebbe trarne beneficio, ti chiedo fondamentalmente di giocare a casa con lui con uno strumento che magari ogni tanto i genitori non so come giocarci, non so cosa usare per giocarci, è un vantaggio avere dei giochi che, oltre a essere divertenti, perché sono divertenti sia a livello grafico che a livello di meccanica ludica, consentono di entrare in relazione con col bambino e col figlio. Anch'io come Massimo gioco tantissimo con Matteo, gioco tantissimo con mia figlia e vedo quali giochi trova più divertenti rispetto ad altri. Mai avrei pensato ad esempio che le potessero piacere i giochi astratti. Quindi non le proponevo la dama, gli scacchi, e invece ho scoperto che con giochi di tipo matematico lei ci sguazza tantissimo, giochi più narrativi la bloccano un attimino. È comunque una scoperta ed è un entrare in un rapporto ludico e relazione molto, molto divertente e efficace. Ma io sui memory una cosa poi... ho provato a utilizzarli spesso all'inizio del percorso con un alunno, poi anche a me spesso capitano gli SA, piuttosto che ho un sacco di studenti con disturbo dello spettro, piuttosto che per vedere se posso contare sulla memoria visiva.
Quindi il memory mi diventa uno strumento proprio per le prime lezioni, soprattutto la prima lezione addirittura, per vedere se poi nell'insegnamento potrò contare, perché io poi non ho il tempo chiaramente di fare una cosa sul lungo periodo, io le verifiche il giorno dopo, ci sono le scadenze scolastiche, non decido dall'insegnante esterno, non decido io il programma. Quindi spesso uno arriva magari al pomeriggio convinto di fare, che ne so, psicologia e si ritrova a fare chimica, va bene. Per vedere se posso contare sulla memoria visiva, quindi se nell'insegnamento posso appoggiarmi alla memoria visiva oppure non è il caso di appoggiarsi molto alla memoria visiva, perché effettivamente di suo il bambino o il ragazzo non ha una grande memoria visiva sviluppata, ma quando, e con un memory si vede benissimo subito, quando ci si può appoggiare a una memoria visiva, insomma, diventa anche un po' più semplice la cosa. Quindi il gioco anche come strumento di controllo, per l'appunto, e di verifica di una competenza, di una capacità su cui si può poi contare oppure no. Abbiamo visto diversi modi di poter applicare il gioco in aula. Tra le cose che le persone che mi hanno compilato il form c'era anche un po', va bene, è un po' un approfondimento di questo tema, ma l'idea di, ok, quali sono quindi le idee da applicare in aula? Laura ci ha raccontato qualcosa, Gabriel ci ha raccontato altro. Proviamo a mettere sul tavolo, bellissimo tavolo che abbiamo qua in mezzo, un po' di idee, perché ci sono persone qua che sono qua per magari capire come poter utilizzare il gioco all'interno di determinate strutture. Idee ovviamente un po' semplici da poter condividere. Io il meccanismo dell'escape room l'ho usato più volte, lo trovo molto molto interessante. Tra l'altro anche nei tempi sospetti, lo usai per una volta con dei ragazzi gifted 4 anni fa oramai quasi, quando l'escape room, dico, esistevano chiaramente, ma non proliferavano come funghi come ora. E lo usai all'epoca per storia dell'arte, quindi per uscire poi dalla stanza, che erano divisi in due gruppi, quindi era un competitivo tra i due gruppi, ma all'interno dei due gruppi era cooperativo. Quindi entrambe le cose in gioco, e per uscire dovevano per l'appunto passare attraverso la storia dell'arte, quindi l'interpretazione del quadro, indagini nascoste, cioè oggetti nascosti nei quadri, ed era una combinazione quindi tra indovinelli fondamentalmente legati ad opere d'arte. In quel caso non erano conservati tutti a Brera, perché era stata fatta a Milano, quindi legate all'opera d'arte, quindi allo studio del quadro, a cercare determinate linee all'interno del quadro, anche poi cose, competenze che vengono richieste all'interno di un'analisi formale della storia dell'arte, anche a livello scolastico. E l'ho trovato uno strumento molto molto flessibile, questo qui dell'escape room, estremamente flessibile. Roberto, sempre con ragazzi, poi sta parlando superiori? Allora, qui stavamo parlando di una fascia d'età che andava dall'elementare, da tre gruppi avevo, elementari, medi e okay. Poi prima superiore. Va bene. E tu sei? Mi chiamo Benedetto, sono un insegnante di matematica alle medie. No, la mia esperienza in realtà, cioè la mia esperienza non ho fatta poca, nel senso l'unica esperienza pratica che ho avuto sono stati con proprio giochi didattici organizzati presi dalla scuola, dedicato alla didattica, quindi in alcuni di questi proprio si specificava di dividere la classe in più squadre, sto parlando sempre per la matematica, ed erano una specie di gioco dell'oca con le disequazioni, un'altra specie di gioco da tavolo dove bisognava fare combaciare due diverse formule matematiche in modo tale che dessero un'uguaglianza, che ne so, una potenza con l'altra, una funzione con l'altro, se danno un'uguaglianza è verificata l'attaccata, altrimenti no, e cose di questo genere. Ora io però da sempre da grande appassionato di giochi trovo veramente difficoltà ad applicarli in classe, nel senso faccio un'ora di alternativa, diciamo, alternativa competente, quindi con un gruppo più ridotto riesco a lavorare. Però io mi chiedevo proprio, normalmente in una classe di 25 persone, come si fa ad applicare una cosa del genere? Anche il tuo escape room, cioè, l'hai creato tu oppure sì. È anche lì, quindi devi anche tu. Sì, bisogna partire, sì, certamente. Io non saprei come creare un escape room. Una scatola cinese, fondamentalmente. Il concetto è quello della scatola cinese. O di una caccia al tesoro. O di una caccia al tesoro.
Ma il concetto è quello della scatola chase, quindi arrivare a un punto per avere un indizio che consente un altro punto, che consente un altro punto, che consente, quindi come una matriosca, fino ad arrivare poi alla, a quello che è la messa insieme di più indizi che consentono di... Ma devo dire che da quando mi sposto non riesco a immaginare... Infatti secondo me l'idea di avere un team è quella di dire ok, buttiamo dentro le esigenze perché il team, la rete può essere strumento per poter condividere determinate cose, nel senso che Roberto ha una determinata competenza, in qualche modo può passarla, oppure qualcun altro ha creato un gioco, lo può passare, ok? In maniera tale da condividere, perché fino a che rimaniamo da soli è finita, nel senso che cioè noi abbiamo due alternative sulla strada. Da un lato ci sono i giochi che arrivano dal mondo commerciale, che ciò che si chiama didattico o educativo spesso non c'è nulla di didattico o educativo, perché non, la persona che c'è dietro non ha fatto niente di quel genere. Non mi piace molto anche a me i giochi, questo tipo di giochi. Poi ci sono dei giochi, come ha detto prima Antonio, che possono aiutare, ma bisogna conoscere il loro utilizzo. Ad esempio, su alcuni ragazzi, passare Double, che è un gioco di match di immagini, può aiutare a fare determinati ragionamenti, può aiutare a stimolare quello che diceva Gabriel di utilizzare giochi storici. Ci sono dei giochi adesso sull'ambito magari della fisica, cioè può farle, ma non per farli ragionare con le competenze, perché l'alternativa è ok, mi creo io il gioco, quindi non sto facendo utilizzo di giochi commerciali, ma sto gamificando, utilizzando termine diciamo molto di trend, sto gamificando quella che è la mia competenza, e lì mi devo appoggiare a qualcuno che mi aiuta a gamificarlo, perché costruire un gioco non è facile, non è facile. E portami a tempo. Diciamo che da esperienza personale, non quello che sto facendo adesso come game designer, ma la parte che facevo quando facevo l'educatore, i giochi meno hanno confini e regole strette, più sono facilmente adattabili. Dall'altra parte, l'esperienza non mia, ma di persone che fanno didattica ludica da più di 10 anni, come Ligabue, insegna che determinati giochi in aula li puoi portare come strumento, ma ad esempio devi li fai giocare in pair i ragazzi, in maniera tale che ci sia anche un sostegno, una logica. Quindi se io vado a far giocare un gioco come, che ne so, Pandemic, faccio un esempio di un gioco già strutturato per ragazzi delle superiori, nel quale comunque magari sto affrontando il tema dei temi in ambiti di biologia e quindi voglio far capire come si possono diffondere le malattie, in un tavolo ci starebbero 4 ragazzi, io li faccio giocare a coppia, già gioco in 8 con 2 scatole, quasi copro, quasi scopro, dipende dal numero delle classi, in quinta superiore nel nostro istituto in 16, io ero in 13 in classe in quinta, quindi potrebbe essere usato come cooperative learning quasi, nel senso che ha più gruppi, eleggendo ovviamente un capogruppo temporaneo oppure a turni, cioè la volta dopo, il turno dopo ne è un altro, si potrebbe un pochino, ovviamente non è singolo, non è singolo, cioè sì, è da strutturare e capire bene qual è la finalità che uno vuol fare, nel senso che lui che ha finalità estremamente specifiche e settoriali va su giochi che fa lui, tu che hai in mano degli strumenti che ti dà la scuola, devi capire come usarli. Capire come usarli può voler dire condividere quali sono le cose con un gruppo di lavoro di persone che hanno le tue stesse esigenze, magari che lavorano su fasce d'età diversa da tua, perché la sensazione mia è che tu sei alle superiori. No, io non ho alle medie. Alle medie, va bene. Già complicato, no, per i ragazzi delle medie. E qual è il problema? È tra le cose più complicate che ci sono, e quindi però altro due alunni qua li ho invitati per io. Questo è un modo per iniziare. Dall'altro bisogna capire bene qual è l'obiettivo, appunto.
dicevamo, idee, quindi abbiamo da un lato il mondo, diciamo, del gioco che creo, dall'altro il mondo del gioco che io adatto, ok? Sono due competenze diverse. Creare un gioco non è banale, bisogna essere portati, bisogna studiare. Adattare un gioco è più semplice, però bisogna lasciarsi appassionare dal gioco. Quindi ci gioco e cerco di capire come anche smontarlo. Nel senso che probabilmente quello che c'è nella scatola, i materiali, possono essere utili, ma il gioco così come è fatto in classe non può funzionare. Quindi magari sequestrare da più giochi i vari pezzi per unirli poi assieme per fare un altro. Si inizia facendo esperienza, però, che è esattamente il concetto di giocare. Cioè io gioco con i giochi per ottenere dei risultati. Sono un po' pazzo, però. Qualcun altro che ha idee? Avro? Samira. Che è una cosa molto semplice, che in qualche modo è già stata detta, ma che davvero per me è sempre estremamente efficace. Cioè, momento di in questo come strato di sostegno, quindi con quel pezzo di esperienza. Come dire, dai elementari alle superiori, il meccanismo per cui ci sono due ragazzi, magari, no? Io cercavo sempre un po' di uscire con un paio, due o tre, fare il gruppetto per quanto poi i docenti siano disponibili e collaborativi. Ma questa è sempre una forza, perché ciascuno ha la sua difficoltà e la sua competenza. Per cui in questa dimensione un po' di piccolo gruppo, appena scatta la sfida, qualunque sia l'esercizio, il problema in questione, in realtà questo è motivante tantissimo e sblocca davvero. Cioè, dove fino a un attimo prima è un rifiuto, no, non ci mettiamo, che vai, no, fare queste cose, in realtà per questo davvero mi ingaggia tantissimo. Nella sua banalità, quindi davvero, come dire, quello che dicevi, no? Cioè, che non è tanto il cose, quanto più ampio è più adattabile la sfida, come dire, la potremmo adattare davvero a qualunque esercizio, qualunque momento, dove peraltro c'è un adulto, un educatore, un assistente di sostegno, un psicologo, perché no, perché poi possono essere esercizi anche invece con quel taglio, che fa da mediatore e quindi media davvero il significato della sfida, che non sia una sfida appunto all'ultimo sangue dove l'obiettivo è massacrare l'altro, ma veramente anzi a valorizzare reciprocamente. Io ho visto davvero ragazzi in questo sostenersi, cioè erano in sfida ma in realtà si aspettavano quasi, per cui davvero molto, delle possibilità molto belle. Mi viene un po' questo. Rispetto alla didattica e alla formazione, insomma, capisco che va potenzialmente va un pelo fuori, quindi veramente velocissima, ma gli adulti in realtà, cioè la formazione degli adulti, sfatiamo forse anche quel pezzo lì, no? Quel mito lì, spesso la didattica per adulti è una barba terribile, veramente viva la lezione frontale, però cioè, mica c'è solo quella, va bene, è utilissima, ma non posso stare in formazione 8 ore dove il docente mi ammorba di nozioni, perché si presume che poi le nozioni da adulto soprattutto sia anche capace di andare a trovarle, quindi forse ho più bisogno di uno stimolo, di qualcosa che mi appassioni, mi faccia comprendere davvero qual è il messaggio che vuole passare, ma anche che mi lascia una curiosità che poi a mia volta andrò a soddisfare. Io che ho fortunatamente tenuto, quando facevo il dottorato, ho tenuto alcuni corsi in ambito universitario, ho visto che è molto spesso negli adulti, ma questo funziona anche con i ragazzi dei superiori, più piccoli non so dirlo perché sono fuori dal mio range di competenze sotto questo aspetto, che spesso quello che manca nelle lezioni è capire l'utilità di quello che stanno facendo. A me è provato a voler fare lezioni di fisica 2 a andare a spiegare l'elettromagnetismo, che immagino che sia, cioè, per tutti una cosa abbastanza assurda. E dopo 2 settimane sentirmi dire, quando avevo finito la mia parte perché rientrava il docente del corso,
sentirmi dire no, ma perché rimani? È perché con te capiamo le cose, ma perché io partivo a dirgli ok, adesso andiamo a fare il teorema di Gauss, il teorema di Gauss si applica in questi strumenti che servono per fare questo, questo e quest'altro. Quindi loro, avendo magari dato un elenco di strumenti, se li proiettavano perché conoscevano, perché gli interessava, e riuscivano a capire l'utilità di quello che gli stavo spiegando e magari anche l'applicazione. Che non è ovviamente utilizzo di didattica ludica questo, però in un certo senso è un ambito di gamification della lezione, perché al posto di fare la lezione frontale dove io cerco di spiegarti tutto il processo e via dicendo, ti dico guarda che l'obiettivo, l'obiettivo del gioco, che è che tu capisci le cose, è questo, è quello di costruire questa cosa, è quello di vedere questa cosa, è quello di capire questo meccanismo. In una lezione di storia, qual è l'obiettivo di far capire il perché dell'impero romano? Dove voglio portarti? Perché nel momento in cui ti faccio vedere dove voglio portarti, ti sto dando un obiettivo. Nel momento in cui ti do un obiettivo, ti do un mezzo di riscontro. E a questo punto anche la lezione frontale diventa un po' più un gioco. C'è anche da dire che dipende appunto dai gradi di istruzione. Con le 40 ore, per esempio, che ultimamente si stanno verificando nella primaria, i pomeriggi i bambini sono tipo... Esatto, in quel caso il gioco potrebbe alleggerire, motivare e quindi ha questa componente. Dall'altra, come dicevo prima, è bello perché nel fare, cioè manca alcune volte, per me è importantissima la lezione frontale, ha veramente un potere incredibile, però alcune volte sembra proprio un po' calata dall'alto, manca solo la predella con la cattedra, ecco, senza, ripeto, sto facendo una battuta ovviamente, però ecco, se c'è questa distanza, tu l'hai avvicinata in quel momento, ecco, sì. Però ovviamente anche lì non... Il gioco magari riesce a essere un mediatore e quindi l'insegnante, a parte poi ovviamente quello più capace e quello meno capace, però delega un pochino anche al gioco. Mentre invece nella lezione frontale o è bravo lui a farlo o potrebbe avere qualche problema per cui i bambini sono lì così. Per quello che dicevo prima, il gioco aveva il potere di poter agganciare quei bambini che solitamente sono immersi nei loro pensieri, perché ovviamente magari per 10 minuti ti sono stati attenti in prima, e più di così non riescono, ecco. Io invece volevo fare un appunto in questo senso, che quando si utilizza, io vabbè, non mi occupo prettamente di didattica, anche se avrei voluto farlo, ho studiato anche in merito, comunque sia, allora il grosso problema dell'utilizzo dei giochi soprattutto a livello storico io lo ritrovo nell'ambito delle elementari. Adesso ci spieghiamo. Io faccio l'archeologa e mi ritrovo tanti adulti che hanno utilizzato il gioco per approcciarsi all'archeologia quando erano bambini e poi sono convinti che quella sia roba per bambini. E ho dei grossi problemi perché io mi ritrovo l'adulto che mi dice ah sì, all'elementare abbiamo fatto questo caccia al tesoro dentro nella villa, abbiamo giocato a fare lo... e rimane il gioco. Quindi bisogna riuscire a capire, allora se il gioco per l'appunto deve dare un ambient, ovviamente perché il bambino che lo faccio fare uno scavo archeologico che diventa un gioco che siccome lo scavo ha delle sue regole quindi si può renderlo un gioco, bisogna fargli però notare che è una semplificazione della realtà. Una simulazione. Sì. Perché se no per l'appunto dobbiamo un riscontro negativo nell'età adulta, così come nel wargame, che è assolutamente fondamentale. Dopo io vedo un Memoir 44 che abbiamo un campo di battaglia che è perfetto, è quello, lì iniziamo veramente in quel momento, però ricordiamoci che dopo è una storia di sé. Beh, però se fai il debriefing questa cosa... Sì, appunto, la cosa si mette a posto, si mette a posto con la lezione frontale precedente, ma rendersi conto che nel momento in cui giochiamo stiamo utilizzando i loro armamenti, stiamo utilizzando le loro potenzialità, ma rimane una storia di sé. Perché quando sono piccoli sembra che le cose siano molto carine, hanno appreso, sono arrivati a casa, tutti contenti. Poi andiamo avanti. Questo fa parte un po' di quello che è l'ambito della formazione esperienziale, secondo me si avvicina a quello che è la didattica ludica.
nell'ambito di formazione esperienziale è fondamentale il debriefing, cioè il fatto che dopo aver giocato e dopo che l'insegnante o ha giocato con loro come elemento attivo, ma non a favorire, ma proprio come giocante, o ha fatto l'osservatore esterno perché vuole vedere come il gruppo lavora, a seconda che si sta lavorando su una soft skill, che si stia lavorando su una competenza, che si stia lavorando su qualcos'altro, il debriefing è fondamentale perché serve per riportare nel mondo reale la competenza. E questo è fondamentale ed è difficile perché imparare a fare debriefing, forse chi è psicologo ha delle competenze, gli altri si trovano male. Ci sono delle regole chiare, tipo non bisogna mettere giudizi, non bisogna certe cose, però fa parte delle cose che è fondamentale. Dall'altra parte, cosa diametralmente opposta, che un po' accennava prima Antonio, ma che credo che sia per tutti quelli che hanno presentato progetti, sia quello di riuscire a sensibilizzare sul fatto che far giocare bambini non è fare giochini, che è l'altro aspetto, nel senso che a me non piace tutta quella catena del mondo che parla di serious game, okay? Quindi serious game, cioè il gioco come una cosa seria, e c'è tutta un filone di quello, perché il gioco è gioco, ha la sua dimensione, è uno strumento che ha una sua forte potenzialità, va utilizzato sia da adulto che da bambino e in qualsiasi fascia d'età in quella maniera, e va fatto a questa distinzione, cioè il gioco è comunque una simulazione della realtà e va mantenuta ed è importante poterla mantenere in qualsiasi fase. Quindi se io da bambino ho giocato al gioco dell'archeologo, devo sapere che poi fare l'archeologo non è quello, è come se ho visto Jurassic Park e non è, poi vado a pensare che... Oppure come si ritrova, adesso non entro nello specifico, però magari cose di civilizzazione, che si parte dal coso egiziano, poi si passa al romano, sì. Però c'è sempre ricordarsi anche sempre tutto, se poi si passa dal wargame a qualcosa di molto più specifico, che è sempre un'approssimazione. Certo. Sì. Che secondo me poi invece quando si tratta di storia, spesso e volentieri questi giochi sono molto più utili per l'apprendimento del puro lessico. Quindi per osmosi continuo a sentire il nome del tal battaglione e quindi mi entra il nome del tal battaglione. Gabriele. Sono parzialmente d'accordo, nel senso che sono perfettamente d'accordo innanzitutto sul fatto che il wargame lo porterei neanche lontanamente alle elementari e forse neanche. Ma vabbè, non hanno neanche le capacità per farlo. Non è vero, no, cioè sì, nel senso dipende dal wargame ovviamente, no, ma io stavo pensando qualcosa di un po' serio, tipo un Axis Invalis. Axis Invalis non è un gioco di simulazione storica, è beh, un insomma, gioco dipende, da tavolo, no, dipende da quale, perché dipende da quale. Scusate. Se potete evitare di parlare sì, con l'altro, se no non si capisce niente. Axis Invalis è un gioco da tavolo con un'ambientazione seconda guerra mondiale che cerca di riprodurre determinate situazioni al limite dell'impossibile e non è una simulazione storica. I giochi di simulazione storica sono altri, che vanno da livelli più simulativi a meno simulativi, quindi con un livello di complessità notevolmente diverso dalla banalità di Axis Invalis o Memoir 44 o altri. Quello che volevo dire è importantissimo, concordo sul fatto di un briefing, una lezione e un debriefing per riportare comunque gli studenti a quello che è la realtà, perché è vero che non è il 100% della realtà, è una simulazione, è comunque un gioco, quindi non va preso come la lezione di storia, è preso come un supporto, un aiuto, un fissare. Però è anche vero che come l'ho sperimentato io su gruppi di ragazzi che sono venuti con la curiosità di capire e imparare il wargame, non gli fai giocare e fare la battaglia, gli racconti la battaglia mentre lo fanno e non è martellandoli, è facendoglieli apprezzare. Ecco perché io utilizzo il gioco di ruolo nell'utilizzo del wargame,
perché il gioco di ruolo è fondamentale per coinvolgere, è fondamentale per farli collaborare, anche nella competizione è fondamentale. Perché quando io suddivido due squadre, asse alleati, giapponesi, americani, qualunque sia, poi loro hanno dei subordinati, i subordinati hanno subordinati e gli ultimi agiscono con pochissime pedine sopra una plancia. Si creano delle relazioni tra i giocatori, è un modo di collaborazione, partecipazione, di sfida che non è semplice muovo la pedina, lancio il dado. Si anima e quindi anche all'interno di un gruppo numeroso non posso portare 50 giochi o 20 giochi, 4-5 giochi, perché poi perdo effettivamente tempo che potrei dedicare a una lezione frontale che talvolta sarebbe anche più utile di farli giocare. Ecco perché nel briefing c'è una lezione frontale, poi si suggerisce un gioco di ruolo partecipativo e un debriefing dove avete visto, avete capito. E ho notato, non all'interno delle scuole, ma all'interno di gruppi che sono venuti a farlo, che escono con... sapendo la parte storica, affascinati dalla parte storica, non sanno la lezione, ma hanno quel supporto che quando qualcuno gli racconterà, gli parlerà, ah ecco, è vero che allora è successo davvero. Quindi è viverla la storia, non è solamente giocare, è proprio viverla. Domanda a terra terra, hai parlato di un'ora di debriefing. Esattamente in che cosa consisterebbe? Cioè il debriefing? Dopo... Sì, è un po' il momento in cui si cerca di andare a capire, a fare una sorta di punto di quella che è stata l'esperienza. Restituzione, grazie. Che vuol dire che in un gioco come quelli che fa lui, è dire avete visto che siamo riusciti a utilizzare le formule matematiche, dove avete incontrato difficoltà, cioè andare a capire, questo aiuta da un lato per le prossime volte che utilizzerai il gioco, perché te mentre fai dei briefing, se stai in completa ascolto e ti segni quello che sta arrivando, ti memorizzi quello che sta e ti ritorna dai ragazzi, ti fa. Ma loro soprattutto hanno un ritorno l'uno dall'altro di quello che hanno appreso e questo va tipicamente a fare in modo che il punto di riferimento non sei tu che stai dicendo queste cose sono importanti, ma sono loro che lo stanno dicendo, e soprattutto nel momento in cui si passa e si entra nel mondo del gruppo dei pari, vuol dire potenziare tutto quello che è l'aspetto di apprendimento del ragazzo, perché se la cosa la dico io, sono l'insegnante, ha un valore diverso che se la dice lui, che è il mio compagno di classe. Poi è ovvio che ha molto più valore in ambiti relazionali, dove lui mi tira fuori delle cose, ma immagino che anche in ambito di tipo scolastico, il fatto che quello che magari sembra più indietro tira fuori che ha capito questa cosa e la passa agli altri che magari era sfuggita, faccia elevare il gruppo verso quella direzione, perché lo scopo non è soltanto, personalmente non è, ma non è soltanto quello di passare delle competenze, che è quello che è lo scopo del scolastico, ma quello di far capire l'importanza di queste competenze al ragazzo, perché finché il ragazzo, ma come succede negli adulti, come si diceva prima, non capisce che quello è un punto di svolta, lui non ci butterà tutto se stesso. Cioè, il ragazzo perché studia? Perché è lì in aula? Questa è la prima domanda che l'insegnante dovrebbe farsi. E all'elementare è lì in aula perché i genitori lo portano a scuola. Alle medie si fa una domanda: perché devo stare qui in aula? Ok? E alle superiori, che mentre 20-30 anni fa avevi la prospettiva di dire sì, ma io faccio questa scuola perché voglio andare a fare quel lavoro, perché ho la sensazione che mi possa piacere, in questo momento non ha questo feeling, perché alle superiori ha il feeling che
andrà avanti all'università, ma probabilmente anche finita l'università non troverà lavoro, perché questa è la sensazione che ha il ragazzo. Bisogna riportarlo a dire: ok, perché sono qui? A cosa mi serve? Perché sto studiando lettere? Perché sto studiando storia? Perché sto studiando religione? Perché sto studiando matematica? E tu puoi dire quante volte vuoi, perché come insegnante immagino che in qualche modo un feedback glielo diate. Ma il ragazzo, fino a che non se lo sente dire da qualcun altro che lui ritiene autorevole, e ahimè, ormai dagli 11 anni in avanti gli autorevoli sono soltanto i compagni, lui non ci crede che sia importante nella sua vita. O hai fatto un buon lavoro, o hai fatto un buon lavoro da genitore nella fase dell'elementare per fargli capire l'importanza dello studiare italiano, l'importanza dello studiare matematica, l'importanza di studiare tutti i giorni. Ok. O se no, il ragazzo arriva alle medie in cui inizia il mondo, inizia ormoni, inizia ad avere il cellulare, quindi inizia il mondo della comunicazione, e quello è importante, e il resto risulta di meno. Quindi bisogna un po' riequilibrarlo, e farlo riequilibrare da loro, secondo me, è il modo migliore per ottenere una classe che lavora in una direzione. Dicevi, Roberto? Piccolo gioco mentale, che questo è molto utile spesso sulla matematica. Cosa serve questa cosa? Giochiamo se non ci fosse. Se non ci fosse questa cosa, cosa troviamo? In un attimo, a ragionarci, se togliamo ad esempio la scienza, la matematica, tutto ciò che abbiamo attorno non esiste più, cominciamo dal cellulare, dai tablet, dalla PlayStation, cioè tutto ciò che è la vita quotidiana cambierebbe totalmente. A quel punto è veramente un gioco del se non ci fosse, si ritrova nel giro di poco, non dico l'età della caverna, ma proprio ci manca, insomma. E lì ho notato che qualcosa di più riesco a capire da questo punto di vista, cioè anche quelle cose che sono concrete, le realtà quotidiane e concrete che vedono tutti i giorni, che sai, che sentono, capire che in fin dei conti sono il frutto anche di quelle cose che stanno studiando a scuola è utile, almeno dal mio punto di vista, è decisamente utile. Io qua tra le cose... Immagino che non c'era nessuno. Sì. Le cose che mi vedo segnate un po' nelle vostre temi è un po' appunto l'idea, ok, mi piacerebbe conoscere altre realtà sul territorio, vedere come collaborare, costruire, quindi quello che io ho indicato come il tema di cercare di avere un team con cui lavorare. Voi, a parte quelli che non si sono segnati, che però immagino che siano abbastanza vicini a qua, ho visto che a parte appunto noi due, se qua in zona più o meno siete tutti siete tutti qua della Bergamasca, quindi potreste realmente essere un primo nucleo di un team che in qualche modo, con competenze completamente diverse, che abbiamo psicologi, insegnanti, educatori, elettricisti, che però si occupano magari di aspetti diversi da quelli di didattica, ma hanno esperienza di gioco, ma che sono interessati a formare qualcosa, potreste provare a formare un gruppo in qualche modo che si scambia informazioni, che logisticamente potrebbe trovarsi ogni tanto, sulla la difficoltà della vita non sto parlando di trovarsi, sto parlando di dire ok, trovate un modo per comunicare, trovate un modo per incontrarvi virtualmente o realmente, trovate un modo per condividere progetti, perché quanti di voi, qua ne ho visti tanti, quanti di voi hanno presentato un progetto fisicamente in un'istituzione, che sia una scuola, una biblioteca, un comune? Quante difficoltà avete trovato per fare il progetto? Soprattutto scuola. Per farlo, cioè arrivare alla fase 2. Cioè, tu lo presenti, ma poi dopo ti deve essere approvato. Ok. Sì, è complicato. Quali sono le difficoltà che avete incontrato? Sono una semplice genitore, ingaggiare l'insegnante, trovare proprio... Trovare l'aggancio che capisce che il gioco può essere... L'insegnante trovare l'aggancio nella scuola. Non che si senta tirato dalla giacchetta, quindi la conoscenza degli insegnanti la acquisisci man mano che
entri nella scuola. E comunque molto in punta di piedi, hanno tanto da fare. In che senso molto trovare? Difficile trovare la persona giusta e magari al momento giusto. E poi l'insegnante stesso non è detto che possa accettare, perché ci sono tante relazioni, tanti altri impegni che ha già preso. Il più disponibile è quello più operato. Tipicamente sì. Ma ci sono comunque tanti progetti nella scuola in base all'età che sono già avviati, la seconda città piuttosto che la quarta città, quindi quelli comunque già portano di ore e alcune volte non sono disponibili a doverne impiegare altri. Sì. I tempi burocratici, cioè, presentazione entro l'inizio dell'anno, entro quello o giugno, sì, piuttosto che io non ho un po' appunto, magari è una cosa che si salta un anno. Una metodologia che io molto a fare tesi, stavo provato a fare animatore sì. con dei giochi. Una strategia che utilizzavamo era proporci nella scuola, siccome a monte va bene, bisogna riconoscere che non tutti i bambini sono adatti a sedersi a un tavolo a giocare. Se penso io stesso da piccolo, non era il mio modo. E la strategia che adottavamo come ludonautici, chiamiamolo così, era proporre il gioco nelle scuole e poi raccogliere le iscrizioni e proseguire l'attività in maniera extrascolastica per avere, trovare l'insegnante che ti dà il tempo, specialmente trovare l'insegnante che capisca l'importanza del gioco come attività utile alla didattica è difficile. Trovare che ti dia poi anche lo spazio in un programma serrato, già che anche loro, è ancora molto più difficile. E la proposta era quella di spostarci poi in un arresto scolastico all'interno della biblioteca o di un'altra struttura per coinvolgere quei bambini che erano interessati comunque a partecipare. Se però l'insegnante dovesse dire io impiego un mese a fare, imparare, digerire soprattutto l'analisi grammaticale richiesta e ci fosse un inventore di giochi che accoglie questa cosa, magari lo stesso tempo può essere utilizzato con il gioco. Sarebbe carino questo passaggio. Sì. Adesso sempre trovato, insegnante. Trovare dei giochi sempre adatti a... Certo, cioè, no, io esatto. Quando? Sì, sì. Parlo da maestra. Quindi, fascia primaria. A parte che mi sono sorte un sacco di domande, è stato bellissimo questo momento. Bene. Allora, parto dall'ultima. È verissimo quello che riscontravi a Branco. Sì. Che riscontravi, non tutti i bambini sono adatti al gioco da tavolo, quindi la bellezza del giocare è la bellezza di avere delle modalità diverse di approcciarsi alla classe, di avere una cosa che inizia e che finisce, quindi non sempre, non per tutto e non su tutto, ma deve diventare una bella occasione che si fa a spot, che si fa in alcuni momenti. La numerosità della classe è sicuramente un problema, però su questo io mi auguro che poi a livello di versatilità dei giochi lì ci si debba trovare per riuscire a trovare un modo efficace ed efficiente per realizzare quello che si vuole proporre. La bellezza di un gioco è sicuramente che abbia sì degli obiettivi prettamente della materia, quindi raggiungere un contenuto, ma che abbia sicuramente una dimensione relazionale. In tutto questo l'ideale, e lo sto rivalutando come insegnante, sarebbe che non fosse l'esterno che viene a proportelo il gioco, ma che fosse l'insegnante. Questo dà valore aggiunto sicuramente al tipo di proposta che si può fare. L'altra dimensione che era stata aperta era la dimensione degli adulti. Il gioco è una cosa da bambini, questo è vista come una cosa da bambini. L'idea che un adulto si metta a giocare col proprio figlio è fuori, è proprio fuori dalla media della società in cui siamo. Quindi il fatto di consigliare a un genitore di mettersi a giocare con il proprio figlio, sì, lo faccio, ma io so che se faccio questa cosa ho una ricettività di 1 su 50. Non è la maggior parte, non posso pensare che questo diventi uno stile. Sarebbe bellissimo riuscire a educare prima gli adulti dei bambini. Da insegnante avremmo mille come dire, aspetti educativi da sviluppare. Prendendo una alla volta, prima me la gioco con gli alunni, per cui il tempo scuola che io ho è quello e quello lo ottimizzo. Per fare il debriefing, quello che chiamavate, che immagino sia tutta la rilettura appunto dell'esperienza che succede,
non tutti gli insegnanti hanno le competenze per farlo, quindi in una proposta scolastica sicuramente ha un valore aggiunto laddove la proposta è affiancata da una persona competente, che non è il negoziante, ovvero, scusate, non mi toglie, cioè nel senso che un insegnante non cerca il gioco adatto a passare l'analisi grammaticale, un insegnante cerca una metodologia efficace per passare dei contenuti, ma un aiuto e un supporto che l'aiuti a leggere la situazione o quello che si verifica. Dare una lettura nell'immediato è veramente difficile, è una competenza psicologica, una competenza psicopedagogica, è una competenza da educatore, e c'è tanta resistenza da parte degli insegnanti su questo aspetto. Sicuramente è benissimo, lei dice, da genitore riuscire a inserirsi nella scuola è difficilissimo, lo fa in punta di piedi, non sempre trovi l'insegnante giusto e quando lo trovi non è detto che comunque riesca a verificarsi il progetto. L'idea è partire proprio dal piccolo, per cui riuscire a ciascuno agisce un po' nei contesti che ha. Ho visto esperienze che poi si sono allargate a macchia d'olio, per cui uno ha iniziato e poi hanno preso piede, esperienze che sono iniziate e finite con l'insegnante, esperienze che non sono mai iniziate. Le sensazioni di pancia. Collegandomi a lei, c'è il problema dei genitori sui giochi. Cioè, io facendo male molte volte giocare ai bambini, così, ti arrivano i genitori e ti chiedono che gioco prendo, che bel gioco, cosa mi consiglio. Di fatto il problema appunto sono i genitori, che se non giocano i bambini, il bambino torna a casa, le famiglie di due, uno, due, e il gioco da tavolo gira male, se il genitore non gioca con loro. Quindi ultimamente sto rivedendo i giochi di una volta, quelli senza niente, perché i bambini imparano a giocare, cioè si riparte dalle basi, il bambino impara a giocare senza niente e non ha bisogno dell'adulto per giocare, perché se l'adulto poi non gli compra il gioco e non starei a giocare, perché molti giochi che si vendono adesso sono belli e tutto, però il bambino se non ha un gruppo, e purtroppo la realtà anche quella, o vai in oratorio o vai in biblioteca, ma nei condomini di città il bambino è solo, quindi giochi che può fare, o c'è qualcuno che gli struttura un ambiente, o se no si trovano in poche persone a giocare. L'esperienza che invece ho io a scuola, per me è fondamentale che lo chiamo corso, che l'esperienza, che il progetto ludico che faccio nelle scuole si chiuda con una lezione aperta ai genitori, perché altrimenti c'è il rimando a casa, potrebbe essere, cosa hai fatto lunedì pomeriggio dalle 2 qua, ho giocato. Sì. Vabbè, allora ti mando all'oratorio oppure perché sono stanchi di insegnare. Invece chiudendo il progetto con una lezione aperta, innanzitutto faccio un momento in cui spiego cosa abbiamo fatto e poi do il rimando proprio di giocare con i genitori. Mi è capitato nell'assemblea iniziale di inizio anno che presenterò. Sì, 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 ecco, è fondamentale. Quindi se manca quel pezzettino lì, effettivamente è stata una cosa finita. Che se un bambino riporta a casa, perché a casa si parlano, ma è una rarità, come diceva lei, è un conto. Però ecco, io spingo tanto, come sono contento, però parlo un po' per passione presa, che ci siano iniziative come questa del Bergame, piuttosto che altre che stanno nascendo, che stanno portando i giochi all'aperto, perché se prima erano associazioni un po' chiuse su se stesse, tra appassionati, tra cultori del gioco, adesso finalmente se lo guardiamo a ieri oggi che passano genitori, si fermano e si trovano un sacco di persone disponibili che ti spiegano il gioco, può essere il negoziante, può essere l'appassionato, può essere il tizio che ci ha giocato prima, e secondo me è fondamentale iniziare a smussare un po' lo scoglio che il gioco è semplicemente una cosa da bambini, il gioco è una cosa che si può fare insieme. Scusate se io punto sempre su queste cose qua, ma ci credo tantissimo, e vedere appunto che ci sono tanti tipi di giochi, che gioco faccio a casa? Vai, prova, non devi neanche spendere i soldi, prova, ti piace il naso, ce ne sono tantissimi, e poi fai,
la fatica è nel mettersi, scusate un giochino di parole, nel mettersi in gioco. Io mi ricordo da piccolo non giocavo a niente perché c'era il regolamento da leggere, per me leggere era una sofferenza, io non leggevo niente perché mi obbligavano a leggere. Quando si sono stufati prima di dirmelo, ho iniziato a leggere la roba che piaceva a me e da lì sono passato ai giochi, a leggere tutto. Però ecco, se c'è un tramite, un mediatore ludico, quello che volete voi, allora si riesce a proporre, altrimenti effettivamente si creano delle piccole barriere, si banalizza quello che si sta facendo, quindi rimane ho giocato, basta. E il perché ho giocato che manca magari, cosa mi ha portato il gioco, cosa mi è rimasto del giocare, ho passato 2 ore divertendo, che è già tanto, oppure oltre a divertirmi ho imparato qualcosa, che è tantissimo. Voglio sottolineare 2 o 3 cose. Parlando di didattica ludica, non parliamo per forza dell'utilizzo del gioco da tavola all'interno della classe. Stiamo parlando dello strumento ludico, cioè del gioco, che sia gioco di movimento, gioco di ruolo, qualsiasi forma che faccia entrare un ambito differente all'interno della classe, ok? All'interno della lezione, scusatemi, all'interno di quello che è l'apprendimento, per me, questa è proprio la mia visione. È verissimo, cioè il problema è la distanza che c'è tra il genitore e il bambino, ma questo è il problema in generale, cioè noi ci troviamo tantissimi bambini che giocano, ahimè giocano tanto sul cellulare, sulla PlayStation e via dicendo, giocano da soli. A me piace, noi lo chiamiamo tutti il gioco da tavola perché ormai è un board game è il termine, però per me non è gioco di società, cioè lo scopo è mi siedo attorno a un tavolo e gioco con gli altri, ma come mi va bene che mi siedo alla console con mio papà e faccio una partita FIFA, come giochiamo sul cellulare tutti e due assieme, perché quello lì è un momento in cui io e il bambino stiamo assieme. Io da genitore, a differenza di quello che succede nell'ambito scolastico, cioè io faccio fare i compiti a mia figlia, la verifico quando fa i compiti, col gioco c'è un momento in cui verifico le sue competenze senza bisogno di aver a fare, mi rendo conto delle sue difficoltà, delle sue abilità in maniera naturale. È un qualcosa in cui l'adulto di adesso, quindi quello che ha bambini tipicamente all'elementare, quindi stiamo parlando dei quarantenni, deve imparare a fare un po' il conto, nel senso che riavvicinare questo momento è importante, perché in verità quello che un genitore ha nel momento in cui trascorre del tempo in maniera positiva con suo figlio vuol dire costruire una relazione col figlio. Che altrimenti rimane che te stai guardando la tua serie televisiva e lui sta giocando con il suo cellulare in camera, ok? E quindi non sei una relazione, ma sei due persone che vivono sotto lo stesso tetto. È un ambito che sfugge agli scopi della didattica ludica, ma in cui ovviamente ci si fa ascoltare, come dicevi tu. Un altro aspetto importante è la relazione emotiva che si riscontra nel giocare, di capitano competitivo. Che piangono perché perdono, sì, oppure sì, che mettono in campo strategie, oppure che barano. Sì. Quindi l'importanza del barare nel gioco è lecito, non è lecito, è una strategia anche quella, oppure no. Un mese fa con mia figlia si è messa a piangere perché non riusciva a fare un gioco e ho detto, mamma mia, le ho proposto una cosa troppo difficile. Quando me l'ha riproposto lei, l'abbiamo fatto e si è messa finché non è riuscita a farlo, però. Cioè dal piangere all'applicarmi per riuscire, c'è stato un passaggio che è nato da una sua richiesta, perché sennò per me quel gioco veniva bellamente accantonato, come tanti mi capitano di non usarlo, di riproporli dopo un po'. Ed è una cosa che noto tantissimo a scuola, proprio il rapporto che c'è tra pari nel relazionarsi nel gioco attraverso una sfida, attraverso l'aiuto. Elisa, cioè mi immagino come credo che capiti, io non
frequento tantissimo nell'ambiente sportivo, cioè l'importanza ad esempio nelle squadre di calcio piuttosto che di pallavolo di insegnare anche il fatto che si può perdere e che durante una partita di pallone si può imparare qualcosa anche dall'aver portato a casa una sconfitta. Mi immagino i genitori a bordo campo che iniziano a pensare che il figlio non sarà mai il campione di turno, lo consulto. Ecco, magari questa cosa qua nel gioco da tavolo non c'è, ma comunque si percepisce la parte emotiva del gioco e lì c'è probabilmente immediatamente una rilettura, quello che diceva, sul parlare alla fine della partita, perché ti sei arrabbiato, perché ti sei innervosita giocando, cosa che ti ha fatto incazzare mentre giocavamo, questo, quello, perché non hai capito la regola, perché sono stato più bravo, perché anche perché una cosa che ci capita, che ci viene chiesto, è meglio devo lasciare vincere quando gioco con qualcuno. Dipende con chi stai giocando, perché se io gioco al pieno delle capacità con un bambino e perde, magari la percezione che ha è il gioco è difficile, non sono capace, sono ancora incompetente nel. Se invece magari gli permetto di avere una linea che lo avvicina alla vittoria o che lo accompagno a vincere la prima volta, lo stimolo a portare avanti una sfida verso se stesso. La seconda volta non ti faccio vincere, cioè giochiamo quasi alla pari. E quindi, anche perché poi se si accorgano loro, scusate, magari sto divagando un po', che li stai facendo vincere, dico che cioè, schifo, non giocano più. Non gioco più. Kaleidos primo, cioè, mi ricordo le prime partite che faccio sempre l'esempio con mia figlia, mi dai due clessidre di tempo per scrivere perché sto imparando a scrivere, ma però lo voglio fare in corsivo perché a scuola sto imparando in corsivo, ok? Ti do, tu hai due clessidre e io una. Adesso ciao, cioè, ne abbiamo una magari non finisco io la parola. Però è quello, è carino, cioè si vede bisogna avere un po' di pazienza nell'utilizzo del gioco per tornare un po' a monte del discorso, perché non è una cosa immediata. Non ho la risposta, non è la bacchetta magica che non è... ci vuole tempo, deve sedimentare, come la passione appunto magari per la lettura. Ti propongo qualcosa, se ti piace ne prendiamo una simile, prima leggo io, poi leggiamo insieme, poi leggi tu da solo. Nei giochi sì, ci sì. Si avvicina. Che è un po' la differenza tra il gioco da tavola e il videogioco, perché il videogioco oramai si gioca da solo, ok? Quindi il bambino ha una, è strutturato in maniera tale che in maniera automatica vede le cose proseguire. Il gioco da tavola ha una difficoltà, cioè per giocare devi giocare, devi vincere. Quindi... Ma io posso dire che mi viene da pensare proprio l'educazione degli adulti, cioè di legarmi a quello che avete detto prima, proprio per questo aspetto che è stato sottolineato. Cioè l'accompagnare prima di tutto l'adulto a poter giocare bene. Vincere tu, vinco io, quindi il livello all'inizio, il fatto di riuscire poi a parlare a tuo figlio, chiedere che cosa è successo, cosa non è successo, perché hai reagito così, perché spesso questo aspetto non c'è. Probabilmente è una delle parti che mancano, perché esatto. All'interno della scuola, ma magari all'esterno, esatto. Si può proporre un rimparare infatti, a giocare. E infatti io lo associerei, cioè farei oltre a la presentazione, cioè io spiego cosa si farà per dare un senso, non stiamo giocando per poi è, vabbè, vado d'oratorio la stessa cosa, ma io lo metterei anche all'interno, cioè un momento di incontro e di confronto con i genitori durante un progetto che si fa, che può essere appunto un potenziamento, un intervento, una socializzazione, e i genitori si confrontano perché magari a casa poi il figlio chiede di giocare e diventa un modo per il genitore per scoprire cose che non sa, per trovare un modo per giocare e anche per scoprire le cose che probabilmente non ha sottovalutato del proprio bambino, certo. Sia come difficoltà ma anche come risorsa. E poi mi veniva da pensare anche un'altra cosa per quanto riguarda la matematica, è il compito di realtà, cioè l'escape room è esattamente un compito di realtà, che è quello che viene messo a scuola come costruzione delle competenze. Cioè, è ovvio che la verifica per la valutazione sommativa è
come metterla in cioè, e quella è la parte di tutto, è tutto, è tutto molto bello, tutto molto bello. Ci sono poi è metterlo nella pratica mio e quello la cosa più stante è una cosa che io vorrei fare perché ci sono però proprio non ho l'idea né di come metterlo in bella, né di come portare i giochi, né anche l'idea di farlo io da sola in mezzo a un gruppo. Proprio c'è tutta una serie allora, di problemi che mi blocca. Personalmente ritengo che l'aspetto della matematica sia tra le cose più difficili da trasportare nel gioco, soprattutto se quello che vuoi passare sono competenze tipo le, quelle che diceva lui su equazioni e disequazioni via dicendo, perché il riuscire a gamificare quella cosa, io che ho studiato fisica, progetto gioco, non avrà più pallida idea di come fare, ok? L'unica cosa è sempre quella, fare esperienza. Fare esperienza vuol dire, ok, scendiamo di un gradino, i miei studenti che esigenza hanno? Perché è vero che io devo passargli la trigonometria, ok, ma hanno delle lacune generali a cui io posso utilizzare il gioco per fargli alzare? Lacune di logica, lacune di geometria e via dicendo, che possono essere dei prerequisiti per sostenerli all'interno poi della fase successiva. Molto probabilmente esistono dei giochi invece che queste cose qua già le sostengono e quindi dall'esperienza che ti fai con quelli poi puoi capire come andare avanti, però fino a che non ti metti in gioco non lo puoi fare. Io quello che posso dire sui giochi della matematica con l'esperienza di Castelmant, innanzitutto posso per fregare tra virgolette il bambino e il ragazzo, e ho scoperto anche l'adulto, perché anche l'adulto bambino, ragazzo, davanti al draghetto davanti al draghetto, al mostriciattolo, al nano, a cosa del genere, non resiste, non ce la fa, perché deve combattere contro il mio mostro. Quindi quando è che trovo il troll? Quando è che trovo il troll? Quindi stiamo sveicolando il bambino da quello che sta facendo, totalmente, qui dentro, in questo gioco, a parte pochissime cose, qui non c'è niente di matematica, nulla, non c'è un più, non c'è un per, non c'è un uguale. Tutto fa ovviamente il professore, che è lui che veicola questo gioco dove gli serve la lacuna, l'esercizio, eccetera, eccetera, il livello di difficoltà che si passa dal basso all'alto. Il concetto che è cioè un castello. Sì. Cioè un castello fondamentalmente. Cioè gli unici numeri che ci sono sono quelli sostanzialmente sulla quadratina. Fanno tutti i compiti, fanno tutte le esercitazioni che tu chiedi loro delle equazioni. Questa è la scusa per farli. Quindi esplorare il castello, bisogna aprire porte, sconfiggere mostri, trovare tesori, il classico di un dungeon, né più né meno. Solo che tutto avviene con la matematica. Le magie avvengono sui livelli di differenza, con i dadi, tramite calcoli, calcolo semplice. Sulle porte, sui forzieri io ci applico di tutto. Dalla è pari dispari, dalla tabellina, piuttosto che alla semplice equazione, dipende anche dal livello. Mi vergogno un po' dirlo, ma l'ho somministrato anche a un ragazzo di quinta superiore, ma così giusto per scherzare, e per aprire le porte doveva derivare. Samira? Ma io in seduta con gli adulti mi capita di dire una scemenza in un momento in cui stiamo andando in loop rispetto a un qualcosa, e quella roba lì rompe veramente tutto, figurarsi con un ragazzo, figurarsi con un bambino. Quindi davvero mi rendo conto, è molto, molto generale, un po' naif forse, talmente generale è, però io in questo credo molto. Ma su questo secondo me anche ritornando alla lezione frontale, la lezione frontale. Quando il professore universitario dopo 5 minuti ha detto cambio corso perché già faccio anche ascoltare un'ora questo qui, e c'è la quello che invece ci si rimane totalmente colpiti. Io ad esempio trovo molto utile a teatralizzare, quindi se l'attimo vedo che mi va un attimo per appunto il lupi, il ragazzo
e allora appunto si teatralizza, si fa una smorfia piuttosto che si fa una battuta piuttosto che e si ritira sulla questione. Io vi faccio l'esempio del mio secondo anno di università, in cui il professore, per spiegare l'equazione della corda in meccanica razionale, entrò con la chitarra e si mise a suonare la chitarra. Dopodiché accordò la chitarra e ci spiegò tutto il procedimento di accordatura della chitarra per dire: ok, vedete questo, io sto creando un punto di fermo qui, questo, e ci disegna l'equazione. È un modo completamente diverso. Però rimane comunque la performance dell'insegnante. Sì, sì. Ovvio, questa è la grossa difficoltà dell'essere insegnanti. Cioè, noi abbiamo il grosso problema in Italia che gli stipendi degli insegnanti non sono commensurati al grado di preparazione che deve avere un insegnante per poter fare una lezione di un certo tipo. Se guardiamo nei paesi del nord Europa, gli insegnanti prendono quanto un ingegnere. Cioè, capiamo che... Dall'altra parte, volendo tornare sull'ultimo punto che volevo trattare, che era quello dei progetti, giustamente da un lato c'è il cuore e il modo di entrare in scuola, giustamente c'è la possibilità, secondo me, di condividere delle modalità per fare progetti e magari sfruttare un po' di competenze esterne, nel senso che io, come altri, possono essere magari veicolo di dare una forma magari a qualcuno che vuole presentare un progetto che non c'è possibilità, c'è una possibilità di dire come entro in una scuola, come lo presento, come lo faccio, ecco. Dall'altra parte bisogna ricordare che esistono anche delle altre opportunità di iniziare a fare didattica ludica, perché è vero che alle 4, alle primarie, la scuola più o meno adesso finisce e i bambini arrivano alle 4 esauste, ma molte scuole, almeno nel milanese, hanno un problema di cercare di far rientrare soldi, quindi era tutto un problema di un dopo scuola che non è gestito e gestibile, quindi c'è la possibilità magari per chi non è insegnante di andare a proporsi, o a chi è un dato genitore magari non dire lo propongo all'insegnante, ma vado a trovare l'associazione che mi fa un progetto magari mediato da un gruppo di persone che vogliono provare a mettere qualcosa sul territorio, in cui dici: io propongo un dopo scuola in cui si fa potenziamento col gioco da tavola e quindi seguo il percorso, cosa che il genitore si trova la possibilità di avere quel pomeriggio in cui il bambino ha difficoltà ad andarlo a prendere alle 4 e lo danno al babysitter, ce l'ha a scuola. Cioè, ci sono anche queste opportunità che possono permettere di inserirsi per poi creare una struttura, per poi farlo entrare a lezione, perché il problema reale di farlo entrare a lezione sta nell'avere formazione per gli insegnanti che gli permettano di farlo. Il problema che te è il problema che hanno il 90% degli insegnanti che vogliono farlo. Poi c'è l'80% degli insegnanti, cioè, che non vuole neanche farlo, ma che magari se si trova che tra i corsi di formazione che deve fare c'è un'opportunità di fare un corso di formazione ludica, di didattica ludica, lui poi scopre qualcosa da poter utilizzare in classe, che sia da un modo diverso di fare una lezione frontale, ha la possibilità di portare in classe due volte all'anno un gioco da tavola o un gioco di movimento che può essere utilizzato in determinate maniere. Ma questo ci deve pensare chi si occupa di formazione. Quindi magari speriamo di pensarci. Va bene. Un'altra occasione per quanto riguarda la scuola primaria è l'intervallo lungo. Sì. Perché ad esempio io lavoro in una scuola a Milano e l'intervallo lungo c'è stato un progetto per 5-6 settimane in cui tutte le settimane veniva questo animatore a giocare. Che scuola era? In che zona di Milano? Praticamente a Sesto San Giovanni. Quindi veniva Oscar. Veniva Oscar. No, veniva. Lungo quanto l'intervallo, solo per curiosità? Allora, però. L'intervallo lungo è l'intervallo dopo la mensa. Ok. Famoso dopo mensa. Esatto. Sì. No, ce l'hanno, ma ora che finisco di mangiare, rimanga mezz'ora. Ma non ha mensa. Ciao a tutti, scusate. Ciao. Gracias.
Sì, anche l'intervallo lungo è un po' più difficile magari andare a trovare... Lì dipende sempre dall'insegnante, perché ci sono insegnanti che sono molto contente di avere comunque una persona in classe, di avere un'attività strutturata in cui comunque i bambini sono coinvolti senza... Era veramente un momento... Io entravo verso la fine dell'ora, però era veramente un momento molto, molto bello e veramente vissuto bene anche dai bambini. E a mio avviso, anche rispetto all'intervallo che si fa magari in giardino, dopo l'intervallo che fanno in giardino rientrano in classe sono distrutti. L'attività ludica che si fa in classe comunque è rigenerante, si vede che si mettono a lavorare con più entusiasmo. Sì, sì, lì dipende molto anche lì, perché tutte queste attività qua solitamente vengono fatte e sponsorizzate dai genitori che permettono di intervenire, quindi bisogna vedere poi la realtà del territorio. La realtà di Milano è spesso una realtà dove il genitore nel comitato genitori versa una quota abbastanza consistente e quindi ci sono soldi per poter pagare esperienze di questo genere. Quella di fare il dopo si va a andare a sostituire magari un'attività di un certo di un altro tipo con questa, e quindi si può trovare queste mediazioni. Ovviamente la mia speranza è quella di invece arrivare a capire come portare gli insegnanti a fare il passo successivo, cioè a dire ok, ho io le competenze per farlo, che quando ho fatto il corso alla materna io ho insegnato agli insegnanti come utilizzare il gioco all'interno della materna per fare potenziamento. Poi loro fanno, mi sono un referente esterno, se hanno qualche esigenza mi chiamano e sono lì, nel senso. Ci vorrebbe proprio un percorso, però. Sì, sì, cioè, sì. Parlo della mia realtà scolastica di insegnante, ci vorrebbe una formazione proprio di anni, penso forse. Perché allora, scardinare alcuni punti è veramente... No, beh, ma non devi scardinarli in tutti, cioè tu devi inserire dei semi. Tu devi inserire dei semi nelle scuole, non è che i semi fioriscono e poi se dall'esperienza all'interno della scuola si vede che questo determinato percorso è positivo e su cosa lavora l'insegnante che non fa fatica a scardinarlo è convinto che fa meno fatica a fare la sua lezione nella sua maniera tradizionale. Se qualcuno gli dimostra che è meno faticoso farlo un altro, in un attimo è scardinato. È una questione di bilanciamento delle energie. Sì, tutto questo fuori. Passaggio l'ho visto fare con i Lego, cioè tutto questo discorso sì, sì. Con i Brick Educational, per cui c'è lo psicopedagogista che ti arriva in classe, fa un percorso con un obiettivo matematico o quello che è, per cui i bambini attraverso l'utilizzo dei Lego poi vanno a sviluppare cose abilità relazionali, competenze pratiche, si divertono, si crea una formazione per l'insegnante perché è comunque affiancato da una figura professionale e l'insegnante poi in un successivo momento è in grado di riproporre lo stesso pacchetto, diciamo, con delle competenze di cui. Mentre facendo una domanda finale, ma questa è mia curiosità, nel senso, l'ambito dei disturbi specifici dell'apprendimento, all'interno della vostra esperienza di o genitori o persone che lavorano in classe, ci sono insegnanti che hanno notevoli difficoltà a accettare la presenza o la verità del fatto che un bambino abbia un disturbo specifico dell'apprendimento o meno? In che senso? Non ho capito. Difficoltà di accettare che un bambino sia un DSA, nel senso molti casi... Genitori e insegnanti. Gli insegnanti, genitori è un altro problema. Cioè, più che altro io, più che accettare le difficoltà, credo che invece vengono ostentate per difficoltare il progetto. Ostentate? Cioè, nel senso, come dire, la parte del DSA e accettare il lavoro che comporta. Esatto. Accettare il lavoro che comporta avere in classe un bambino con disturbi specifici dell'apprendimento, che ovviamente richiede all'insegnante di mettersi in gioco e di lavorare nello sforzo che non tutti sono. Vabbè, io sono dentro più o meno 20 gruppi Facebook sui dislessici e vedo di quelle cose agghiaccianti tornate dagli insegnanti, con insegnanti che non accettano
l'utilizzo di strumenti specifici. Non è da non accettare il DSA, io accetto in classe che bambina DSA, è quello che comporta. Però cioè, se te hai che il momento di utilizzare mappe concettuali all'interno interrogazioni tu non glielo permetti, tu non stai cercando. Poi spesso le scuole, ho avuto esperienze l'anno scorso, questo ragazzo di terza media, quest'anno è primo superiore, passato dalla seconda media a terza media, ha fatto il cambio scuola, stiamo parlando di DSA, in quel caso era discalculico, ma a livelli allucinanti, del più 7 più 700, cioè proprio, dislessico. Ecco, questa scuola sulla carta, certificata sull'Associazione Nazionale DSA, sulla carta, perfetto, colloco i genitori inizio anno, sì, facciamo questo, facciamo l'altro, ma fatto stare per tutto l'anno le mappe concettuali le ho fatte io, come insegnante esterno, non la scuola. La scuola gli ha date due in tutto l'anno, quindi spesso sono un grand, come dire, un'etichetta a volte, ma poi comporta lavoro. DSA comporta piano differenziato, comporta studio personalizzato, comporta compiti differenti, comporta tutto una serie di cose. Era per capire se c'era una difficoltà di accettazione, perché una delle cose che a me piacerebbe capire di poter fare non come didattica ludica ma come utilizzo del gioco a fine educativo è quello di dire ok, come porto l'evidenza che quel ragazzo è realmente discalculico e quindi il gioco può servire a questa cosa per portare in evidenza per all'insegnante che non crede che lui sia discalculico, però se c'è una diagnosi quindi anche la diagnosi Sì, no. Se un insegnante che di fronte a una diagnosi non tanto di batteria so benissimo, però sono due cose diverse. Che San Tommaso non ha creduto finché non ha veduto, ok? E quindi insegnanti per me il problema è accettare che una persona sia realmente di essere ma voglio guardare bene, ogni alunno è differente e ognuno ha delle disabilità in qualcosa, volendo proprio andare a fare il pelo. È logico che se noi lavoriamo in un regime di equità piuttosto che di equivalenza, cioè ovviamente visto dipende dalla visione degli insegnanti, io non so, però noi tra le metodologie di game trainer c'è il fatto di c'è il fatto di quando tu fai col bambino della materna, ma lo puoi applicare secondo me anche con bambini delle elementari, lo fai giocare a 5 giochi che stimolano le 5 funzioni esecutive e riesci a tracciare un diagramma di come questo bambino reagisce alle funzioni esecutive, perché giocando lui muta dentro tutto se stesso e quindi non riesce a misurare la performance in una certa maniera. Riusciamo a dare un supporto concreto all'insegnante, cioè di fronte all'evidenza. Di fronte all'evidenza che il bambino non riesce a memorizzare. Stavo cercando di capire quanto era l'occorrenza, per esempio, provare a proporre qualche progetto nel segno del caso. Io credo che anche qui la sottolineatura importante sia il distinguere appunto tra competenza o non competenza e la diagnosi. Perché davvero, cioè, io credo veramente ci sia un eccesso di diagnosi. Realmente quella roba lì sta creando un delirio e un problema. Cioè, no, quando eravamo a scuola noi eravamo tutti diversi, c'era comunque quello che faceva fatica, ma l'insegnante ben volentieri andava incontro a quella difficoltà. Se allora, io sono dislessica, ai tempi tu uno studi, tu un lavori, quello, quello. Quindi eccesso di diagnosi non significa diagnosi non serve. Esatto. Da psicologa. Però da psicologa che io vedo con i suoi alunni questa diagnosi della dislessia, dico ok, però se me l'avessero fatta a me allora non avrei mai avuto un miglioramento perché mi sarei adagiata sugli allori. Va bene. Però sono d'accordo che c'è un eccesso. Mi hai dato un feedback che serviva a me per capire come muovermi in certe cose. Va bene. Io ragazzi vi ringrazio tutti, c'è qualcuno che vuole aggiungere qualcosa in chiusura? Se posso, mi piacerebbe che comunque ci sia una continuazione per il rapporto, quindi certo. Si possa creare un gruppo di... Allora, la questione del gruppo, come dicevo prima, io ho raccolto un po' delle adesioni per avere i contatti, tipicamente email delle persone, chi non la fa, chi non ha... che vuole scrivermela qua sopra me la scrive,
io con il benestare di tutti quelli che mi hanno lasciato l'email ve le ridistribuisco, magari con segnato di fianco le due o tre competenze che uno ha, quindi magari se devo iscrivere sono insegnante, io riesco, cioè, e via dicendo, in maniera tale che sapete un po' chi c'è nella zona. Come proseguire sul territorio, te lo lascio un po' a te il... No, nel senso che io non sono nel territorio, quindi io sono contentissimo magari di essere dentro nel giro di me, sono contentissimo che se c'è bisogno per qualche progetto di avere una controproposta, io metto a disposizione le mie competenze ludiche di game trainer senza problemi all'interno del gruppo. Non posso essere magari ricettivo al 100%, però non so se l'email è il mezzo giusto per proseguire, ecco questo. Magari una cosa che potreste fare di qui a un mese e mezzo, cioè finita la scuola, fare un incontro riproporre alle persone che sono qua di rifare un incontro in maniera tale che ci si trova e magari si prova a cercare di capire come strutturarsi. Se poi è un giorno in cui ci sono, io non è che sono distratissimo, quindi vengo anch'io, se non ci sono, cioè siete grandi adulti vaccinati, soprattutto poi adulti siete insegnati, e quindi potete magari gestirvelo. C'è altra cosa, mi piacerebbe tipo vedere dei colleghi più esperti che già usano queste metodologie per capire completamente con i miei occhi, perché ripeto, a me pare tutto di una difficoltà insormontabile proprio, non riesco, e la cosa mi è molto frustrante perché mi piacerebbe farlo proprio E poi ci rimane sempre la difficoltà. Io, per esempio, l'anno scorso ho andato con una cosa che è seconda elementare, sì, quelle delle Argonauti. Ora, due classi alla volta erano. Le maestre, alcune sì, alcune mi hanno dato un grande aiuto, devo dirlo. Devo proprio dirlo, cioè, se sono messe lì in un angolo così, fai tu. fai tu. E quindi si trattava di gestire alla volta anche 40 persone. 35-40 bambini di seconda elementare di una volta sola. Dividendo, cioè già le due classi erano divise in più gruppi, erano divise in sottogruppi, avevano dei ruoli all'interno dei sottogruppi, in modo da cercare di dare un minimo di ordine, perché altrimenti il board game normalmente si gioca a 4, quelli che arrivano tanto 6 o 8, ma stiamo parlando di party game, cacciaroli in genere, su quel. Se no è limitato, bisogna chiaramente espandere per l'appunto il numero di persone in una squadra, piuttosto che... No, vabbè, il casino c'era. E dipende dal gioco, dalla classe, ogni classe a Dipende dal sé, gioco, ci sono dalla classi classe, dipende diverse. da tante cose. Va bene. Ok, Abram, ci aggiorniamo. Ci aggiorniamo, niente, l'idea appunto era di questa tavola tonda, quando io l'ho proposta, era comunque di dare una continuità. Adesso, io non mi ritengo esperto comunque fatto che sto di Boolean, perché io non ne ho le capacità. Però secondo me era importante riuscire a creare un contenitore dove chi è interessato possa proseguire in questa condivisione, dove chiunque possa dare la propria esperienza e un altro possa anche attingere, in modo da formarci e pian piano entrare, seminare, piazzare un po' di semi qua e là. Vedremo poi chi è disponibile a proseguire con l'email, poi vedremo. Se accettano idee, proposte, io posso al limite dire ci troviamo, chi è interessato si faccia avanti, sentiamoci tutti protagonisti perché ognuno ha la sua competenza. Magari possiamo provare a sovrapporlo con gli incontri che facciamo della Lola, ma sale che io riesco a essere giù. Esatto, sì. Chi è interessato a proseguire, cerchiamo di creare possibile questo tavolo. Va bene, grazie a tutti. Vi ricordo lì, io se la registrazione è uscita decente la metterò su YouTube con un bello schermo nero e così abbiamo, comunque può essere utile anche per altri gruppi che e altre persone che oggi non erano qua e quindi distingue.